Con un documento indirizzato tra gli altri al sindaco di Sala Consilina Gaetano Ferrari, il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle della cittadina Antonio Gallo, in rappresentanza del Movimento Territoriale, in virtù della grave situazione economica in cui versa la città di Sala Consilina, chiede che la nomina degli scrutatori di seggio per le prossime elezioni avvenga in funzione del reddito familiare prodotto dal modulo ISEE, che la nomina privilegi il reddito più basso ed in caso di ex aequo che venga scelto chi ha un'età anagrafica più alta. In questi giorni, ha annunciato Gallo, stiamo effettuando una raccolta firme sull'iniziativa, nella speranza che la nostra proposta venga accolta favorevolmente. Chiediamo noi alla Commissione di voler nominare tutti gli scrutatori facendo parte dell'albo ed avendo un ISEE basso. A parità di ISEE chiediamo che venga scelto la persona che abbia un'età più alta. Questo viene fatto perché solitamente assistiamo a delle scene di scrutatori che forse di quella misera somma che gli viene data gli servirà poco a quando niente, mentre assistiamo a una scena dall'altra parte dove ci sono persone che con quella somma ci pagano una bolletta dell'Enel, onde evitare che gli venga tolta.